San Gimignano è uno straordinario esempio di urbanistica medievale, con le famose torri e gli eleganti palazzi che testimoniano il suo illustre passato. Il complesso dei musei civici comprende il Palazzo Comunale e la Torre Grossa, che per la loro eccezionalità nel panorama storico-artistico europeo costituiscono il fulcro dal quale si diparte ogni itinerario in questo centro dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Il Palazzo Comunale, detto anche Palazzo del Popolo o Palazzo Nuovo del Podestà, si trova in Piazza del Duomo, di fianco alla chiesa, e risale al 1288, quando era Podestà Messer Sinibaldo de Pulci di Firenze. Durante il periodo dei comuni, il Podestà rivestiva la più alta carica civile. I Podestà, al governo della città per 6 mesi, erano forestieri, in modo da essere imparziali e non essere corrotti da familiari e conoscenti. La loro carica prevedeva l'esercizio del potere esecutivo di polizia e giudiziario, mentre il comando delle milizie era assunto dal capitano del popolo. Il registro inferiore del palazzo è realizzato con pietre squadrate, mentre la parte superiore è in cotto. Le scale dinanzi al palazzo conducono ad una sorta di balcone, che sostituisce l'antico arengo dal quale il podestà si rivolgeva ai cittadini. Il cortile interno fa parte del primo ampliamento al Palazzo Comunale, risalente al 1323. È realizzato in mattoni in cotto e decorato da stemmi dei vari podestà, in parte affrescati e in parte a rilievo. Sul lato destro si apre la loggia del giudice, ove si conservano alcuni affreschi. Sopra la scala che conduce agli uffici comunali ammiriamo un affresco staccato per motivi di conservazione e ricollocato nella sua posizione originale. Si tratta della Madonna col Bambino e Santi, attribuita a Lippo di Vanni, che l'avrebbe dipinta verso il 1370. Sulla parete davanti alle scale si vede un affresco di Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, raffigurante Santivo che amministra la giustizia, databile al 1507 e realizzato a monocromo. Si tratta di un'opera dipinta dall'artista agli esordi della sua attività nel territorio senese. L'episodio si svolge su due ambienti. A destra, alcuni ricchi raffigurati con coppe ricolme di monete d'oro tentano di corrompere Santivo, il protettore degli uomini di legge. A sinistra, in un ambiente più ampio, il santo amministra la giustizia a favore dei poveri, senza essere corrotto. All'interno del Palazzo Comunale si possono ammirare importanti cicli pittorici come quello nella Sala di Dante di ispirazione cavalleresca. La sala è così denominata perché vi tenne un'orazione il poeta Dante Alighieri in qualità di rappresentante di Firenze per perorare l'adesione di San Gimignano alla Lega dei Comuni Guelfi della Toscana. Nella parete di fronte all'ingresso è raffigurato Carlo II d'Angiò, detto lo Zoppo, in trono e attorniato da alcuni personaggi che gli rendono omaggio con il dono del falco. Il ciclo, che in origine si sviluppava su tutte le pareti della sala, si suddivide in due registri. Nel registro superiore sono rappresentati i tornei di cavalieri che inalberano le loro insegne, mentre in quello inferiore scene di caccia. Le pitture sono attribuite al pittore fiorentino Azzo di Masetto, influenzato dall'arte cimabuesca. Si tratta forse della raffigurazione dei festeggiamenti svoltisi a Firenze nel 1289, in occasione del passaggio in Toscana di Carlo II, che si recava a Rieti per ricevere la corona di re di Napoli. Sulla parete destra è dipinta la Madonna in Maestà di Lippo Memmi, eseguita dal pittore nel 1317. Lippo è un pittore della scuola senese, attivo nella prima metà del XIV secolo, seguace di Simone Martini, con il quale aveva anche un rapporto di parentela, giacché sposò la sorella Giovanna nel 1324. L'affresco si ispira alla maestà dipinta da Simone Martini in Palazzo Pubblico a Siena 2 anni prima, nel 1315. Intorno alla Vergine si dispongono angeli e santi, fra i quali si riconoscono i due patroni della città, Gimignano e Nicola, che sorreggono le aste centrali del baldacchino. A destra di Maria, in ginocchio, prega il podestà Messer Nello di Mino de Tolomei, committente dell'opera e insigne rappresentante della famiglia senese di banchieri.
tra il 1366 e il 1367, il pittore senese Bartolo Di Fredi aggiunse quattro figure ai lati della schiena di santi, quali a sinistra Sant'Antonio Abate e Santa Fina, a destra il Beato Bartolo e San Luigi dei Francesi. Nel 1461 il pittore fiorentino Benozzo Gozzoli apportò alcuni interventi di restauro all'affresco dopo l'apertura delle due porte sottostanti. Salendo la Torre Grossa, la più alta della città, saremo stupiti, oltre che dal panorama, da un'eccezionale serie di affreschi trecenteschi di argomento amoroso. A secondo piano della torre si trova infatti la Camera del Podestà, decorata con ogni probabilità nel 1306, al tempo del Podestà Merullo d'Andrea d'Assisi. Gli affreschi sono attribuiti a Memmo di Filippuccio, padre di Lippo, autore della Maestà nella Sala di Dante. A San Gimignano, Memmo di Filippuccio diventa pittore civico ed esegue non solo opere monumentali, ma anche la decorazione di libri per il podestà, stendardi e gonfaloni. Gli affreschi sono degli exempla, degli esempi morali rivolti al podestà che non doveva cedere alla corruzione e alla seduzione del mondo, qui personificata da una figura di donna tentatrice. Nel registro di mezzo, a sinistra, è rappresentato Aristotele cavalcato da Fillide, un episodio che mostra il grande filosofo come vittima d'amore. Aristotele aveva rimproverato Alessandro Magno, suo allievo, per aver ceduto alla passione d'amore, divenendo succube della cortigiana Fillide. Alessandro tornerà alle sue occupazioni militari, ma la donna si vendicherà di Aristotele, riuscendo a sottometterlo al punto da costringere il filosofo a mettersi i carponi per essere da lei cavalcato e spinto con la frusta. A destra, mentre un giovane legge un libro, si accosta una fanciulla. Alcuni vi hanno riconosciuto l'episodio del bacio tra Paolo e Francesca, reso famoso da Dante Alighieri nel quinto canto dell'Inferno. I due cadono innamorati mentre leggono la vicenda di Lancillotto e Ginevra. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Nella parete est, ove si apre la porta d'ingresso, si dispiega la narrazione più singolare della sala, con la scena di due giovani che fanno il bagno in una grande tinozza e subito dopo si coricano nel grande letto, mentre una cameriera, scostando la tenda, mostra la scena allo spettatore. Usciti dalla camera del podestà e tornati sul pianerottolo della scala, si entra in una grande sala che corrisponde all'ultimo piano del palazzo. Qui inizia il percorso espositivo della Pinacoteca Civica, che conserva straordinarie opere d'arte eseguite tra Medioevo e Rinascimento, provenienti da chiese ed enti religiosi del territorio. Nella prima e più ampia sala, ai lati della porta d'ingresso, si conservano due imponenti croci del XIII secolo. Il crocifisso di Coppo di Marcovaldo, il maestro fiorentino più importante prima di Cimabue, proviene dal monastero di Santa Chiara ed è stato dipinto verso il 1255-1260. L'altro crocifisso, opera di Rinaldo da Siena, proviene dalla chiesa del monastero di San Gerolamo ed è databile circa al 1270-1280. Nella medesima sala, in fondo, si segnalano invece due tondi di committenza pubblica dipinti da Filippino Lippi tra il 1482 e il 1483 per la sala dell'udienza del Palazzo Comunale. Raffiguranti l'Angelo Annunziante e la Vergine Annunziata testimoniano la cultura fiorentina dell'artista influenzata dalle novità della pittura fiamminga, come l'attenzione alla resa degli ambienti e dei dettagli floreali. Al centro della parete, in mezzo ai due tondi, si inserisce la pala di Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio, che rappresenta la Madonna Assunta con i santi Gregorio Magno e Benedetto. Proveniente dalla chiesa del monastero olivetano di Santa Maria Assunta a Barbiano, si tratta di una delle ultime opere realizzate dal pittore durante il suo soggiorno senese. Nella sala contigua, al centro, si conservano gli antichi sportelli del tabernacolo, contenente il busto reliquiario di Santa Fina, la santa più cara a San Gimignano. L'opera fu commissionata al pittore fiorentino Lorenzo di Niccolò per il Duomo nel 1402 e prospetta Santa Fina con il modello della città e l'attributo delle viole, San Gregorio Magno, che annunciò alla fanciulla la prematura morte, storie della vita della santa e i miracoli post mortem.
Il complesso dei musei civici comprende inoltre la visita al polo museale del Conservatorio di Santa Chiara, con il museo archeologico che documenta le origini della città, la spezieria di Santa Fina con preziosi vasi da farmacia, che ancora conservano gli antichi preparati medicinali, e la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Raffaele de Grada, intitolata al noto pittore milanese che scelse San Gimignano come luogo d'elezione. Il museo archeologico si trova al piano inferiore del complesso ed espone reperti di epoca etrusca, romana e medievale provenienti dal territorio sangimignanese. L'esposizione si divide in due sezioni, una dedicata all'arte etrusca e romana, con testimonianze provenienti da insediamenti rinvenuti sul territorio risalenti al VII-I secolo a.C., l'altra riservata all'arte medievale con manufatti in vetro e ceramica. Sempre al piano inferiore del museo si trova un'importante collezione di vasi da farmacia realizzati tra il XV e il XVIII secolo, oltre a recipienti in vetro databili tra 500 e 700 che facevano parte della spezieria dell'ospedale fondato nel 1253. L'odierno allestimento ripropone l'aspetto dell'antica farmacia, con gli spazi suddivisi tra la bottega, adibita alla vendita, e il laboratorio, luogo preposto alla preparazione dei medicamenti. La galleria è intitolata al noto pittore milanese Raffaele de Grada e conserva numerose tele dell'artista, che scelse San Gimignano come luogo di elezione. La collezione permanente comprende inoltre testimonianze di pittori del Novecento quali Niccolò Cannicci, Renato Guttuso, Sergio Vacchi, Ugo Nespolo, Marco Gastini e Carmelo Zotti.